Ragazzi, torniamo a voi. Voi finite di cenare. Dopo che la signora Olga toglie le stoviglie, diciamo vi accompagna nel vostro luogo dove, nella stalla, lei si ritira per dormire con suo marito e vi lascia lì da soli. Vi metto qui, fate conto che è più grande di quello che è, comunque sarebbe il luogo dove dovete dormire. La mappa è quello che è, mi devo accontentare. Cosa fate voi? Io al seguire di questa cosa che fa Martina, cerco di controllare tutti i muri. Se ci sono, diciamo, doppie pareti o Allora, da, cose non ti simili. faccio tirare perché capisci che è una stalla, quindi non c'è molto da Io mi nascondere. avvicino a Martina. Ok. Ok, allora mi avvicino proprio a Martina. Martina, vedi tutti che si avvicinano a te. Martina? Ah, scusami. Pronto? Non ti sentivo più, a posto. Solo tengo il telefono un po' lontano perché così non mi sentite smanzucchiare tutto il tempo. Ah, ok. Ti Dicevo che mi sentiamo. avvicino alla nana e faccio preso la forchetta. Sì, chiamiamola forchetta. Bene, io tiro fuori il cubo. Mi guardo e io lo ascolterei. Mi sentite? Sì. Sì. Io lo ascolterei via da qui. Ok, Come si? Cosa sì, c'è mi tra te? sembra. L'ho praticamente rubato. Non mi sembra sa saggio scoprirci in questo Sì, modo. è una buona idea farlo in un altro posto. Comunque posso dargli un'occhiata. Certo, le do il cubo senza problemi. Sì, Ok, Roberto. C'è scritto Storia degli Eladrin. Ok. Posso cercare di riconoscere qualcosa usando religione, Evra? Rispetto al cubo. Sì. Come dissi la prima volta, come ti ha spiegato anche la nana, sono dei registratori, registrano delle voci, quindi di religioso hanno poco. Sentiamo cosa hanno da dire, quindi. Sì, ma non qui dentro in questa casa, perché Meglio sennò in si un altro sente posto. e c'è l'evidenza che l'abbiamo rubato in questo senso. E da vedersi ha un buco perché un perchiavistello due come l'altro. Quindi decidete Pronto? di non ascoltarlo adesso. Rimandate con Aspetta, lui. è Martina che Io sta in realtà ascoltando. l'ascolterei comunque adesso. Sì, infatti. No, assolutamente no. Abbiamo Troppo bisogno di registrato. informazioni. Diciamo il primo cubo che abbiamo utilizzato, diciamo l'audio lo riproduceva ad un volume alto, no? Davide, se tu rubi Abbastanza della merce a un mercante, libero. non gliela vai a rivendere a lui. Non la possiamo far suonare in casa della tizia. Io dice, chiedevo La se è tizia fatto non come quella. sa neanche di che cosa si tratta. Di sicuro neanche Meglio. l'avrà mai sentito per nominare una cosa simile. Meglio, non si accorgerà che le mancherà e metterà un altro zocco sotto la sedia. Non c'è nessuna fretta fra oggi, domani mattina, via da qua. Se Io posso. guardo il. Sì. Se posso. Secondo me dovremmo semplicemente chiederlo alla padrona di casa. Siamo stati ospitati e stiamo rubando in casa sua. Sappiate che volenti o nolenti la signora lo verrà a sapere. Hai laggato. No, Ho detto, io l'ho sentito. sappiate che Anche volenti o io. nolenti la signora lo verrà a sapere, Ah, perché comunque siamo stati ospitati a casa sua e noi stiamo rubando a casa sua. E se la ok. nostra missione mi sembra di essere molto congrua con le necessità del popolino che qui sta morendo di fame e comunque sia assediata dagli zombie, non penso che ci attaccherà o ci annuncerà. Potremmo. Non è detto che se ne accorga se magari lo sostituiamo con qualcosa di simile. Comunque potremmo anche lasciarle delle monete in più quando ce ne andiamo, diciamo, Non per. ruberò in casa di chi mi ospita. È una legge morale. Crediti in Allora, culo al quando di fai il fuori. paladino di Obama. Vabbè, ha ragione, è coerente. Io faccio spallucce perché a me non me ne frega niente. Allora, al di fuori che attualmente non sappiamo se questa gente sia buona o no.
Abbiamo bisogno di più informazioni possibili. Quindi tralasciare questa cosa qui non ha senso. E soprattutto far sapere in giro che cerchiamo informazioni riguardo un passato che noi non conosciamo potrebbe causarci molti guai. Al massimo lo possiamo Considerando comprare. e ci sto. Si può fare, ci Se possiamo mandare lei che un ninnolo nanico che la nana piacerebbe avere decisamente come vezzo. D'accordo, vado a Martina, gli dico, vado a rimettere al suo posto. Allora, domani chiederemo alla signora di acquistare questo oggetto. annuisco verso Davide. Quindi che fai Martina? Lo vai a riposare dove l'hai trovato? Per forza, mi scuoiono vive, E spazio qua. prima Stai comunque laggando, di Robby. laghi tantissimo, Robby. Mi Sì, Martina, sentite? Roberto. Like. No, stai continuando a laggare. Un secondo. Però ammetto che le patatine di Martina si sentono bene. È vero? È vero. Ma non volete di drago? Come se Oh. fosse il Zorro. Sì, mi sentite? Adesso sì. Meglio. Meglio. Un po'. Prova a parlare. Prova. Insomma, non è tantissimo il miglioramento, però. Vedo qui che la connessione va scarsa, però Ma sapete che Discord secondo me che va di merda? Sì, perché sento laggare tutti adesso e c'ho Sì, una è connessione assurda. Discord, è Discord. Anch'io. Ma adesso è tornato Comunque, verde. dicevo, dicevo prima che ti avvii, vedo, e se la signora comunque non fosse interessata a vendercelo? Allora gli chiederemo le origini di quel cubo. Come? No, non ti ho sentito. E allora dovremmo chiedere le origini a lei di quel cubo. Ma soprattutto è vero quello che dite voi, cioè che se vedono che cerchiamo informazioni è pericoloso. Sono d'accordissimo con voi. Però è pure vero che se vedono che rubiamo per raccogliere informazioni, peggio. Nel dubbio che lei possa non voler venderlo, potremmo comunque ascoltarlo e poi rimetterlo a posto, dato che comunque penso qualche altra notte resteremo qui. Sempre se Non la è padrona questo. si è d'accordo. Questo non è un problema, potremmo anche ascoltarlo un'altra volta. In fondo non penso che questo sarà l'ultimo giorno in cui staremo qui dentro. Inoltre potrebbero essere memorie di un loro defunto. Sarebbe come violare la loro privacy. Va bene, d'accordo. Ragazzi, esco un attimo da Discord e rientro, vi sento a scatti. Grazie. Ok, provate a parlare. Bla bla. Adesso si sente bene. Bene. No, perché Sì. mi iniziava a sentire a scatti e quindi era diventato un po' un problema. Adesso Miri, sì. fate un sunto veloce di quello che avete detto. Degli ultimi 10 Ma il tutto ti Allora, pone sul il fatto sunto è che dovremmo questo. restare qui ancora da diverso tempo e anzi potremmo chiedere informazioni direttamente alla proprietà, alla Olga, su questo qua e comportarci eretti e corretti. Sbuffo però sulle minoranze. Allora, ragazzi, in un'azione, cosa fate? Così andiamo avanti. Torno a mettere il Allora, cubo al Martina suo deve andare a posto. riposare il cubo al suo posto A e cioè riporre. andiamo a dormire. Domani compriamo il cubo dalla signora. Esatto. Ok, quindi Martina, tu vuoi il cubo dove l'hai trovato e andate a dormire. Anche la riccia spiccia lì, la chiavetta. Va bene, quindi posa anche il chiavistello. Insieme con le altre posate dove ha messo la signora Olga. Ok. Allora, Vabbè. quando Non ragazzi. me l'hai chiesto il chiavistello, però ok. Ah, Ah, scusa. no, se vuoi te lo faccio tenere.
Però No, se... in senso ce l'avevo io, quindi Sì, dicono, poi se, ecco, poi, comunque se non glielo vuoi dare te lo a posto, tieni come... tu. Ok. Ah, ok. Va bene. Allora andiamo avanti. Ragazzi, un po' di attenzione perché adesso sarà un po' narrata, quindi statemi a sentire. Quando mi mettete a dormire, anche tu Stefano, quando tu dormi a casa del signor Pring, succede qualcosa di insolito. Perché voi chiudete gli occhi per lasciare che il sonno faccia il suo corso. Quando li riaprite non siete dove... Non siete né nella stanza del taglialegna, nella stalla, né nella casa del signor Pring. Ognuno di voi in un luogo diverso. Merda. Prosit. Allora, Gentile, Roberta, va. come se fosse stata un'allucinazione, ti trovi assieme a una compagnia di nani guidata da un elfo. State viaggiando lungo un'area commerciale. Non sento una cippa, che è sto Sì, soffio? È Martina ripeto, che svapa. Martina, quando soffi, muta. Dunque, ripeto, Puoi invece di ripetere, trovarti nella casa del taglialegna, nella stalla, ti grazie. ritrovi insieme a una compagnia di nani che state marciando, guidati da un elfo, lungo una via commerciale. Sono i nani, i tuoi ex compagni, che riconosci immediatamente. E perciò ho detto a quella: senti, sarò anche nano, ma io ce l'ho più lungo di te. Brumble, sei sempre il solito disgraziato. Basta parlare di queste porcherie. Dobbiamo vendere merce agli umani. Sai come sono schizzinosi sulle nostre battute. Su via, compagni. Presto faremo dei buoni affari a Mirrondil. Cosa fai, Robby? Quindi stiamo marciando, hai detto? Sì, state marciando lungo la via commerciale. Vedi, gente Ma che fa per me la... praticamente, cioè io non ho, cioè io mi rendo conto, cioè come se fosse una visione, un No, no, sogno. non è una visione, non è un sogno. È abbastanza reale, come se Ah. improvvisamente ti fossi ritrovata qui. Ok, Uno dei quindi nani ti diciamo guarda non ho stranito. coscienza. Ehi, che hai? Ti senti No, male? no, per un attimo mi ero persa. Ehi, se vuoi dico ad Alduin di darti delle medicine. No, no, sto bene. Ah, bene, allora aiutami con quel carro, non si muoverà da solo. Questo asino non vuole marciare, dannato. E inizia a bestemmiare sull'asino. Ok, Ok, come dovrò. Marco, Dimmi. tu, come Roberta, ti trovi sulla prua di una nave. State viaggiando lungo la riva di un fiume che state percorrendo a ritroso. Riesci a vedere in lontananza delle mura cittadine di una grande città, Io? sì, Ok. dove troneggia un enorme castello al centro. Stai stringendo tra le tue mani il tuo simbolo sacro, quasi inconsciamente. Invece di essere annerito, è ben visibile. Ok, Bene, dimmi cosa fai. io vado avanti verso il castello. Sei su una nave, quindi... Ah, beh, mi porto avanti sulla nave come per avvicinarmi. Ok, sei già sulla prua, quindi sei Io proprio al... attendo di arrivare non facendomi troppe domande, ovviamente evitando di parlare con gli altri per paura che io sia di troppo in questo posto. Quindi attendi semplicemente la navigazione e continui. Esatto. Sì. Presente. Ok. Stefano, tu ti trovi dentro una carovana. Sei dentro un carro. Accanto a te ci sono altri guerrieri. Non sono mercenari, non sono comuni guerrieri. Sembrano anche loro guerrieri devoti a qualche divinità, un po' come te. Tra le tue mani c'è un simbolo, quello di Cord. Ok, ma so dove stiamo andando, so chi sono questi. Allora, questi non sai chi sono,
Attualmente ti senti spaesato, non sai dove sei, perché sei dentro un carro. Ok, e il carro è di quelli chiusi o coi teloni? No, di quelli chiusi. Una bella carrozza. Vabbè, io mi guardo. Quanto manca all'arrivo? Lui ti Tiroli, la tiro lì in maniera disinvolta, anzi. uno dei guerrieri di guardia ti dice: ma penso che entro la fine della mattinata saremo a Mirondil. Dovremmo poi percorrere la via centrale fino alla zona dei templi. Siete nervosi? Uno dice: no, no, per niente. Un altro: io sono più che altro emozionato. Finalmente arriviamo in questa città. È uscito Marco, credo. No, no, ci sto. No, dal sito. Ma... Qualcuno era Sì, uscito, confermo. non so. Sì, ma è come Ah, uscito. c'è di Ah, è nuovo. tornato, ok. Oh, a me non è mai cambiato Ah. niente, ragazzi. Vabbè, magari il sito che si è rifresciato non è importante. Ah. Chissà se la capitale del regno. Chissà se la capitale degli uomini è così. Ha un aspetto così glorioso come si dice. Presto lo scopriremo, amico mio. Ti do tipo una pacca sulla spalla. Martina, Ah, io sono armato e blindato come al sei mio come solito. sei, come eri prima, sei adesso, non è cambiato niente. Ok. Martina, Scusa. Dimmi. tu ti ritrovi a camminare tra la gente, tra la folla. Nelle tue mani trovi una lettera che stai stringendo. Una lettera con un emblema. C'era, che ormai è stato strappato perché hai letto la lettera. Ok, cosa c'è nella lettera? La lettera dice: sappiamo quello che hai fatto, sappiamo che è stata dura, siamo stati noi a chiedertelo. Malgrado questo, malgrado il compito che ti abbiamo affidato e che tu hai portato a termine, devi lasciare i nostri servigi, perché tu comunque rappresenti una ferita aperta nella nostra famiglia. Dirigiti a Mirondil, lì ti potrai rifare una vita. Ci sono tante possibilità. Sarai una tra i tanti, nessuno ti verrà a cercare lì. Pensa al tuo avvenire adesso. Ti abbiamo lasciato una piccola somma di denaro per sostenerti. Buona fortuna. Prendo atto, stringo la lettera e me la metto dentro il corsetto, dentro l'armaturina, dentro quello che ho, insomma, di Sì. sotto, fra le tette, indifferente, sempre che io Ok. abbia tè termine in questa campagna. Se vuoi le hai, se non le... se vuoi stare piatta ti faccio stare piatta, dimmi tu. No, Fabrizio, vivendo 30 anni da piatta, per piacere, almeno non diventa intanto andare costretto a Hai avere le tette. tette, Martino, se te le regalo. Una gioia! Incredibile. Te le regalo, Martino. Incredibile! Però sappi che se non mi Ok. fai la scheda nel PDF te le levo, quindi stai attento. Ti prego, dammi tempo solo fino all'esame, fra dai, dai. Allora, dicevo, io sono in questa città, mi guardo No, attorno non sei in che. città, sei tra la folla. Ancora stai andando in città, ma non ci sei ancora giunto. Ah, tra una folla fuori da una città. Sì, c'è un via vai di persone. Ovviamente è una grande metropoli, quindi puoi immaginare che le sede commerciali non sono. Sono abbastanza popolate. Riconosco questa Mirondine della lettera? La vedi a distanza, si vede che è un'enorme città, quindi capisci che è Sì, quella. riconosco che è quella, non un'altra, in quel senso. Per quello che ne sei tu, sì, ti sei ritrovata improvvisamente qui, quindi per quello che ne puoi sapere, quella è Mirondil. Ok. E vedo di avanzare verso la città e di entrare tra la folla che sta entrando. Ok, Davide, Senza dar nell'occhio, ovviamente. tu ti trovi a vagabondare, anche tu tra la folla, in cerca di una risposta che cerchi da tanto tempo. Anche tu ti sei ridetto lì alla capitale in cerca della conoscenza. È per fare nuove esperienze. Allora, in questo caso io tralascio queste mie vecchie esperienze che dovevo fare e vado a cercare la libreria o Allora, degli archivi. sei attualmente fuori dalla città come Martina. Stai arrivando in Ok. città, quindi non sei ancora giunto. Mi affretto. Ok, allora. Premessa, quella che vi mostro è una città. Come lo so spiegare? Che io ho preso a modello perché ovviamente non mi potevo far fare su misura la città per come dicevo io, no?
Quindi prendetela per come, non lo prendete alla lettera. Se avete domande me le fate, però grosso modo era per darvi un'idea di come è strutturata la città. Che altrimenti dovrei avere degli artisti a mia disposizione, non ce li ho e non me li posso permettere. Quindi. Che master sei? Esatto, questo è il Non mio hai obiettivo. artisti a tua disposizione. Ovviamente al Perfetto. centro ci sta il castello, ogni cerchia è protetta dalle mura e ogni spicchio ha un quartiere. La vedete tutti? Mazza. Madonna. Ok. So bene questa città chi è. Chi No, è? non è Oblivion, non ti preoccupare. Sì, ogni riferimento è Stavo puramente pensando anch'io ad voluto. Oblivion. No, non è quella, ragazzi. Bethesda ti chiamerà e ti vorrei i diritti d'autore, sappilo. L'autore che l'ha disegnata, se ne preoccuperà, non io. È morto. No, no, non penso almeno, mi sembrava vivo l'ultima volta che ho visto la sua pagina. Comunque. Dunque. Ritorniamo all'inizio. Roberta. Roberta? Sì. Sì, buongiorno. Sei con la compagnia dei nani, anche voi vi state affrettando verso la città. Dimmi cosa fai. All'orizzonte comunque si vede, siamo la città, Sì, siamo non può vicini. non vedersi, è abbastanza grande, quindi. Perfetto. Cosa faccio? Comunque mi avvicino all'elfo mentre continuiamo a camminare. Lo vedi pensieroso? Non è spensierato come i tuoi compagni nani. Ok. Che è anche strano Tutto perché tu l'hai sempre visto bello spensierato. bene? Tutto bene? Sì, tipo si risveglia come se fosse stato preso alla sprovvista. Oh, sì, va tutto bene. Perdonami, stavo. Non so perché stavo ricordando la mia vecchia allieva. A volte mi chiedo che fine abbia fatto. Ma comunque, presto arriveremo in città, faremo degli ottimi affari. Dimmi, come ti senti? Sei pronta a dare sfogo alla tua creatività? Bene, Ovviamente. ci servirà il tuo martello oggi. Faremo degli ottimi affari, vedrai. Qui faremo una fortuna. Ok. Mi sentite? Sì, se parli sì. Scusate. Ah, no, perché non sentivo più nulla. Le sentivo quello che ho detto io l'ultima frase? No. Allora, dicevo, ci servirà il tuo martello, qui faremo ottimi affari. Annuisco. Il piano qual è quindi, una volta arrivati? Beh, è semplice, entriamo, andiamo alla guilda, firmiamo i documenti, troviamo un bel bazar e iniziamo a vendere la nostra merce e a produrla se è necessario, se ci sono richieste. Non fa una piega. Esatto. Quando usciremo da qui saremo ricchi, amica mia. Forza, andiamo. Marco, il capitano si avvicina a te. Padre, presto attraccheremo. Preparatevi a sbarcare. Lo guardo cercando di riconoscerlo. Non lo riconosce, però capisci che è chiaramente il capitano della nave. Le mie vesti sono di alto grado rispetto a quello che ho Sono identiche. io. L'unica Ok. differenza tra prima e ora è che il È simbolo la sacro che tu moneta. hai adesso si vede. Gli dei sono vivi, li Glielo. senti. So che sarà una domanda retorica, ma ripetimi perché siamo qui. Voglio sentirmelo dire. Ti guarda e ti dice. Domanda piuttosto insolita perché voi mi avete chiesto un passaggio per arrivare qui. Non è mia abitudine domandare, chiedere degli affari altrui dei miei clienti. Io vi sto solo trasportando, padre. Molto bene, ti Forse ringrazio. avete, non lo so, siete stati convocati dal clero? Che posso saperne? Probabilmente. Lo ringrazio e faccio cenno che voglio continuare a guardare davanti a me, senza Va bene, parlare. lui si prepara ad attraccare la nave.